Che tipo di amici dovremmo circondarci? Abbiamo bisogno di amici che ci incoraggino sempre a fare il bene, sempre a fare la volontà del Signore, che preghino con noi, che preghino per noi, che ci ricordino sempre che cosa la parola del Signore dice intorno al peccato e alle sue conseguenze. Un raggio di speranza nelle tenebre, e questo siete voi, un raggio di speranza nelle tenebre di questo mondo. Voi che possedete la buona notizia, che i cuori immersi nelle tenebre del mondo stanno aspettando. Voglio parlare prima di ogni cosa di quelli, di noi tutti, del nostro rapporto con Dio. Quindi la chiamata del seminatore. Alleluia, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Colui che semina deve essere convinto della bontà della sua attività. Seminatori convinti, conseguentemente seminatori convincenti, efficaci nell'annunzio del Vangelo. Abbiamo un bellissimo gruppo di ragazzi, di ragazze, di giovani. Quest'anno, grazie a Dio, abbiamo 63 studenti. Per sempre dura il suo amore, per sempre dura il suo amore, oh, per sempre dura il suo amore, lodalo. Ha fatto prodigi e creato il cielo, lodalo. I nostri padri sono andati controcorrente, non si sono piegati, e anche noi non vogliamo piegarci, noi vogliamo fare la volontà di Dio, vivere al centro della volontà di Dio, e anche noi dire: noi non ci piegheremo. Nessun uomo e nessuna associazione sa prendere le cose che non sono, le cose che sembrano insignificanti, e le sa trasformare in qualcosa di glorioso. È una cosa che sa fare solo il mio Dio. Noi non conosceremo mai perfettamente la straordinarietà di Dio, ma vogliamo permettere che la straordinarietà che Lui ha deciso di rivelare ai nostri giorni attraverso la sua Chiesa, facendone una vetrina davanti ai principati e alle potestà, sia pienamente manifestata. La Bibbia ci dice che Gesù è colui che non delude. E l'Apostolo Paolo ne parla in maniera molto chiara. In Prima Corinzi 6,9 dice: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Signore, che cosa vuoi che io faccia? Ma questa domanda che ci facciamo all'inizio, poi continuiamo a farcela continuamente, perché ogni giorno noi vogliamo piacere a Dio, ogni giorno vogliamo servire il Signore. In altre parole, Signore, chiediamo: qual è lo scopo della mia vita? Oh,
scudi di bronzo al posto di scudi d'oro. E mi sono posto questa domanda: chi se ne accorge? C'è tanta illusione in questo mondo, ci sono tanti che vengono ingannati, illusi e delusi. Soltanto il Signore può dare una risposta efficace. E vogliamo dire: Signore, aiutaci a dare questa risposta mediante la potenza dello Spirito Santo.